Era il 20 novembre del 2019 quando si insediò la Commissione regionale d'inchiesta sul sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino, con il compito di accelerare le procedure di bonifica e risanamento ambientale della mega discarica abruzzese, contemperando il diritto alla salute dei cittadini e un processo di rispettosa reindustrializzazione dell'area. A conclusione dei lavori della Commissione, con una tempistica dilatata dall'emergenza Covid, il presidente Antonio Blasioli ha tracciato un bilancio di quanto fatto insieme alle forze politiche di centrosinistra, con uno sguardo alle prospettive future del sito. Intanto oggi siamo contenti di poter presentare questa relazione conclusiva, la prima volta che una commissione d'inchiesta regionale termina una commissione con una relazione. Verrà presa d'atto, diciamo, in consiglio regionale nelle prossime settimane, è un lavoro importante, complesso, anche perché la commissione si svolge soltanto per 6 mesi, è un lavoro che fotografa alla perfezione anni e anni, spesso anche di abbandoni, di ritardi, di impedimenti alla bonifica, al diritto alla salute, al diritto al risarcimento che è ancora pendente in una causa di un processo ordinario di fronte al Tribunale dell'Aquila e a tante tante domande da parte dei cittadini, non solo di Bussi, ma di tutta la Val Pescara, perché il sito di interesse nazionale è un sito di 232 ettari che interessa 11 comuni, tra cui anche il comune di Chieti. Poi il grande assente, il fiume Pescara, che passa e prende origini da quei territori e che in realtà non viene considerato parte di questo sito di interesse nazionale. Questa fotografia traccerà il lavoro prossimo, futuro, di tantissimi appassionati, di tanti abruzzesi che si sono spesi per il sito di interesse nazionale, per le persone che purtroppo ci hanno lavorato ed oggi non ci sono più, ma anche per il Consiglio regionale e per il Ministero, a cominciare dal ristabilimento dei fondi stanziati con la legge 10 del terremoto, a seguire rispetto alla sentenza del 13 di maggio che verrà decisa tra qualche giorno a proposito delle aree 2A e 2B, a degli interrogativi che ancora rimangono aperte, per esempio per le aree dell'ex Foggene e dell'ex Iprite, cioè dove sorgono i capannoni, a seguire con Piano d'Orta, dove bisogna risolvere il problema della sede della vecchia Montecatini, e a seguire con tutte quelle aree, a cominciare da quelle che si trovano di fronte alla stazione di Bussi, dove sono stati eseguiti gli stessi rinvenimenti presenti nell'area Tremonti, e per continuare su tutte quelle aree che sono parallele alle sponde del fiume Pescara fino ad arrivare a Piano d'Orta. La Commissione si è occupata anche del diritto alla salute. Non c'è ad oggi uno studio epidemiologico scientifico che valuti tutto questo, però la Commissione ha preso atto di uno studio del 2015 in cui sono state verificate nei territori di Bussi e di Popoli le neoplasie. Si sono registrati 66 casi in più rispetto a quello che prevede la IRTUM, che è l'associazione che si occupa del registro dei tumori. Sono numeri importanti perché negli altri comuni invece sono leggermente inferiori del numero medio che è indicato da questa associazione, però non c'è una correlazione tra questi rinvenimenti, diciamo, e l'esposizione ambientale. Avremmo veramente necessità che a distanza di tutti questi anni venga commissionato uno studio epidemiologico serio, scientifico, che valuti un po' Bussi e Popoli, ma anche tutte le altre utenze che hanno fatto utilizzo dell'acqua estratta nei pozzi di Sant'Angelo.